Uno dei temi che ha avuto risalto nel convegno di oggi sulla rigenerazione di Porto Marghera è quello della città metropolitana. Di Pasqualino Boschetto, che è il presidente della Federazione Ingegneri del Veneto, che poi ha organizzato tutto il convegno, e del professor avvocato Bruno Marelli, che ha seguito, segue da prima costituente e amante anche di questi temi. Quest'oggi e in altre occasioni. Pasqualino, città Io metropolitana. cedo volentieri la parola subito al professor Barella e così poi. Allora, non esiste la città metropolitana se con questa espressione parliamo di Venezia. La vera città metropolitana è il cuore del Veneto. Era il triangolo Venezia-Padova-Treviso, sta diventando un quadrilatero perché con la pedemontana tutta la fascia delle città industriali della pedemontana entrano nel sistema. Quindi bisogna uscire dalla logica tradizionale e vedere le cose dall'aereo. Per l'Europa, un po' il Veneto è questo polo centrale che poi ha la fortuna di avere Verona, che è un grande ponte verso il nord e verso Milano. Questo sistema vince o perde insieme, e non solo per il nord-est, è oggi la locomotiva dell'Italia, assieme a Milano-Brianza, ed è anche in Europa una delle regioni più avanzate. Quindi bisogna avere il coraggio di ragionare in grande, di avere un sogno grande e di unire le forze per realizzarlo. O si vince insieme o si perde Quindi gli ingegneri cosa vi Allora, no, ho ceduto molto volentieri in maniera strumentale la parola al professor Barelle, perché io queste cose le dico, le scrivo ormai da una decina d'anni. E allora vuol dire che il professor Barelle è uno dei pochi che ha capito com'è la realtà. Cioè la città metropolitana del Veneto deve essere, da tutti gli studi fatti utilizzando gli indicatori internazionali, è la città metropolitana o ambito metropolitano, adesso qui sulla terminologia potremmo dilungarci, del Veneto centrale. Vogliamo chiamarla Venezia, va benissimo, è un brand internazionale, va benissimo, però chi sostiene che la provincia di Venezia cambi nome e diventi città metropolitana di Venezia, non ha capito niente sostanzialmente, oppure ha capito tutto in una situazione italiana, però a livello internazionale ha capito niente. Quindi è esattamente quello che diceva il dottor Barra. Se partendo da Venezia, che è il brand principale, si Irradia un contesto, cioè tanto per intenderci, le masse hanno importanza da un punto di vista urbanistico. Quando si parla di competizione fra città o sistemi, se io non arrivo a 2 milioni e mezzo, 3 milioni di abitanti circa, non ha senso. Se non arrivo a certi livelli di servizi e di infrastrutture e quant'altro e di produzione, non ha senso. Quindi, il professor Barella ha colto perfettamente, cioè la patrieve è già superata nei fatti, però sarebbe già importante dire. No, è la pedemontana creerà effettivamente una quadrieve, no, una patrieve più Vicenza, quindi tutto il core business, se noi facciamo quell'ambito lì che è pulsante e quindi non può avere una perimetrazione certa, arriviamo su circa 3 milioni di abitanti con tutti i servizi fondamentali e che possiamo competere a livello internazionale ed europeo. Quindi il messaggio è questo, va bene Venezia, però non intendiamo che sia Venezia centrica. Certo, se posso aggiungere una parola, direi che la competizione mondiale oggi si fa per le grandi aree, per le grandi città. E sono quelli i punti di riferimento della competizione e della qualità di vita, dell'elaborazione della conoscenza, della trasmissione della conoscenza. E questi poli possono aggregare e attirare energie da tutto il mondo. Noi dobbiamo importare cervelli. Devono essere giovani che dicono vado lì perché si lavora bene e si vive bene. Per fare questo bisogna dare un messaggio forte a questi giovani dicendo che c'è la Fenice, Teatro di Padova, l'Università di Padova, ma anche quella di Venezia. Quindi
dalle colline del Prosecco al porto, c'è Tessera, c'è l'aeroporto di Treviso. Se noi vediamo questo territorio nel suo insieme, facciamo l'inventario dei punti di forza, l'elenco è infinito, perché ci sono già questi punti di forza, però metterli in contatto, renderli fruibili con una metropolitana di superficie per cui il tempo si azzera e chiunque può godere di questa risorsa, la domanda è: perché non dovrei andare a vivere lì, a lavorare lì? E su questo si costruisce il futuro, perché in realtà oggi i ragazzi vedono nella mobilità la condizione di vita, vanno dove si sta bene, si vive bene e si lavora bene. Allora, perché non rendere attrattivo questo territorio comunicandolo anche bene al mondo? Dipende solo da noi, perché in realtà la materia prima c'è già, siamo deboli nel comunicarla e anche nella... Mi ha detto una persona ieri che quando si viaggia in autobus uno non pensa a quale comune attraversa, pensa dov'è il punto di arrivo e spesso attraversa tre comuni, ma non gli importa niente sapere che sono tre comuni. Cioè abbiamo una governance frammentata per un territorio unitario. Come si può programmare il governo dell'autobus quando attraversa tre comuni? Non ci possono essere tre aziende che regolano l'autobus. Quindi la governance è ancora ottocentesca e frammentata e queste persone fanno fatica a fare il sistema. Il decisore deve rendersi conto che deve governare un territorio unificato e ha la responsabilità di farlo. Se posso aggiungere una chiosetta, bello questo discorso dell'autobus che vado da origine e destinazione trasportativa. Se noi abbiamo talmente un territorio ricco, e ricco di conoscenza, di storia, di tutto, che magari non mi accorgo che da tra l'origine e la destinazione magari ci sono due o tre ville venete, qualche paleoalveo, qualche archeologia industriale. Quindi è questo, è la mancanza veramente del sistema, di mettere tutte queste reti a sistema. Perfetto. E gli ingegneri in questo? Noi daremo una mano. Benissimo, grazie.